Con una partita tatticamente perfetta, la Lazio passa il Friuli e ricaccia l'Udinese nella zona più pericolosa della classifica. Una volta tanto l'onore del merito lo diamo all'allenatore Materazzi, che ha disposto benissimo in campo la sua squadra e poi nella ripresa ha ribattuto con intelligenza i tentativi di Mazzia di far entrare in partita i suoi giocatori. Il primo tempo è quasi tutto bianco-azzurro. In apertura Ruben Sosa batte dalla bandierina per Troglio, cross per Amarildo che interviene di testa e poi Bergodi cerca il colpo vincente. Troglio dalla destra mette in area e Garella anticipa con difficoltà Amarildo. Poco dopo la mezz'ora un improvviso tiro di Bergodi costringe Garella a mettere in mostra i suoi numeri. La più bella e limpida azione dell'Udinese all'inizio della ripresa con Sensini, lasciato libero in area, che si alza di testa per una botta sicura, ma il tiro esce a fil di palo. Mazzia cerca di rivitalizzare la sua squadra mandando in campo Orlando e De Vitis al posto di Jacobelli e Branca. Materazzi risponde prima con Bertoni al posto di uno spento Sosa e poi con Pin per Troglio. La squadra romana mantiene l'iniziativa e si avvia a concretare la sua superiorità. Il gol del vantaggio al 31esimo. Sclosa batte ad effetto un angolo, Garella ha un attimo di esitazione e Vanoli nel tentativo di deviare, insacca, autogol classico. Tenta di reagire l'Udinese ma è sempre la Lazio a menare la danza. Il raddoppio al 40esimo, angolo di Di Cagno e Pin dal limite indirizza a rete un vero bolide che lascia di sasso Garella. Vittoria ampiamente meritata dei biancoazzurri di Materazzi. Adesso passiamo a Udine dove la Lazio ha colto un successo per 2-0. Maurizio Caligaris. La Lazio ha disputato una partita bellissima e ha dominato un Udinese forse troppo rinunciataria. Molto mobile e veloce il centrocampo degli ospiti. La difesa bianconera e Garella sono stati tenuti sotto costante minaccia, come vedete. Avete visto un tiro di Bergodi, poi qui Garella esce su Amarildo. C'è un altro tiro di Bergodi. Nel primo tempo non ricordiamo un solo tiro verso la porta laziale. Nella ripresa qui c'è una punizione di Sosa. La Lazio insiste, vedete, alla ricerca del gol, un tiro da lontano di Di Cagno. Finalmente al settimo della ripresa, Mattei per Sensini, colpo di testa, la palla esce di poco fuori. Ma subito la squadra di Materazzi risponde, sempre con Amarildo, molto pericoloso, con Garella ancora una volta che manda in angolo. C'è un cross di Sclosa, la testa di Amarildo ancora, grosso pericolo. Poi un tiro di Bertoni, subentrato a Sosa. Vedete il tiro, la palla di Garella, poi sull'ennesimo, qui Bergodi manda alto, poi sull'ennesimo calcio d'angolo, arrivano insieme Bruniere e Vanoli e l'autorete di quest'ultimo. Siamo al 32esimo, vantaggio meritato della Lazio. L'Udinese si apre al contropiede, attacca, ma vedete gli ospiti sono sempre molto pericolosi, questi è Sergio, e poi sull'angolo Pin, subentrato a Troglio, coglie tutti di sorpresa, vedrete ora il tiro. Ecco qui il tiro di Pin ed è 2-0 per la Lazio. È di difficile interpretazione questa prova dell'Udinese che a parte alcuni scompensi sul piano del gioco non ha mostrato il carattere che è proprio di questa squadra, che l'Udinese ha spesso mostrato davanti al pubblico di casa. Per contro la Lazio non ha sbagliato praticamente nulla e il suo successo è ampiamente meritato. Ti restituisco la linea.